Ciao a tutti, oggi prepareremo la cheesecake Oreo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono biscotti Oreo, latte, fogli di colla di pesce, panna, formaggio spalmabile, zucchero, burro e la crema dei biscotti Oreo. Il quantitativo degli ingredienti lo troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo in ammollo i fogli di gelatina. Andiamo a preparare la base per la cheesecake. Noi abbiamo già separato i biscotti dalla crema e quindi andremo a mettere i biscotti all'interno del boccale. Andiamo a polverizzarli per 10 secondi a velocità 10. Momentaneamente mettiamo da parte il trito di biscotti. Senza lavare il boccale andiamo a sciogliere il burro. Per 2 minuti (50 gradi) velocità 2. Adesso andiamo a riprendere il trito dei biscotti e lo versiamo all'interno del boccale. E amalgamiamo il tutto per 30 secondi a velocità 4. Adesso prendiamo uno stampo a cerniera, lo foderiamo con carta da forno e versiamo il nostro composto all'interno dello stampo per creare la base della cheesecake. Dopo aver livellato il fondo, andiamo a mettere il tutto in frigorifero. Adesso, senza lavare il boccale, andiamo ad aggiungere la crema degli Oreo. Lo zucchero. Il formaggio spalmabile, la panna, il latte. Fogli di gelatina precedentemente ammollati e strizzati. E facciamo cuocere il tutto per 8 minuti, 90 gradi, velocità 5. Nel frattempo andremo a sbriciolare in maniera grossolana questi altri biscotti che poi uniremo alla crema. La nostra crema è quasi pronta. Andiamo ad aggiungere i nostri Oreo sbriciolati che andremo ad amalgamare con l'aiuto della spatola.
adesso andiamo a prendere la nostra base di cheesecake e a versare il composto. Dopo aver riempito il nostro stampo, andiamo a posizionare lo stampo in frigo e lasciamolo riposare per almeno 8 ore. Cheesecake Oreo. Grazie e alla prossima ricetta.